Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi sono in dolce compagnia, ce li ho tutti qua, evviva, evviva. Ciao a tutti. Oggi è Halloween. Buongiorno. Oggi è Halloween e quindi ovviamente poteva mancare un video. Ma fate i bravi un attimo. Buon Halloween. Poteva mancare un video con... Non ce la posso fare. Poteva mancare un video... Poteva mancare un video con i miei fantastici cognatuzzo e sorella? No. Ma sono io che cigolo. No, io. Sono io forse. Anch'io. No, siamo tutti che... Niente. È il tema Halloween. E quindi adesso ovviamente faremo un video assaggi. Ho comprato un po' di cosine da Odie Store e non vediamo l'ora di assaggiarle. Quindi aspettateci dopo la sigla. Ok ragazzi, allora eccoci qua tornati con un nuovo video assaggi in compagnia. Assaggeremo un po' di dolcetti che ho acquistato da Odie Store. Sono andato, ho fatto un po' di razzie varie. Mi guardate. È bellissimo. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Grazie, ma non ce la posso fare. Ma prima di iniziare il video... Ma cosa devo dire? Cazzo, non devi dire niente. Mi hai detto... Se no... La campanellina, ragazzo. Ah, la campanellina. Non c'è la campanellina da suonare. No! Non c'è. Non c'è. No, dai. Possiamo fare sì. Ma prima di iniziare il video, ragazzi, se questa tipologia di video vi piace, supportateci qui sotto con un like. E se non siete ancora iscritti al canale, invece fatelo con il tastino del basso, ok? E attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche relative ai nuovi video in uscita. Seguitemi ovunque su tutti i social, mi raccomando, vi lascio scritto tutto qui sopra in sovraimpressione oppure sotto in info box trovate tutti quanti i link. Io direi che possiamo iniziare, qui ci siamo già muniti di coltelli, un bel tagliere per tagliare e dividerci le cose e varie, ecco, acqua perché siamo tutti dolci insomma stasera, quindi abbiamo bisogno di acqua. Avevo capito che erano tovaglioli. Sono tovagliolini, sì. Bello. Ok, allora intanto le nostre sedie nel frattempo cigolano, quindi non lo so, cigoleranno per tutto. Cerchiamo il video, pazienza. Ok, allora dai, chi vuole iniziare? Qualcuno inizi a scegliere qualcosa, scegli tu dai. Un primo... Vai. E è già da tagliare. Scegli un prodotto. Questo. Quello? Vedo già della cocoa. Ok, allora fai vedere che cos'è. Fallo, questo? Avvicinalo, ok. Cos'è, una tortina? Sì. Una tortina. Una brioche. Una tortina brioche. Vediamo se c'è qualcosa scritto in italiano. Allora, si chiama cocoa cream pita. È una pita. Cream pita Caruso. Caruso. Chiarissimo. Chiarissimo, vabbè. Fagottino al cacao ripieno di cioccolato. Oh, perfetto. Ok, perfetto. Cioccolato! Ha fatto proprio questo. Che Stefano il cioccolato molto non bene. Lo mangia, zero. Molto e abbia bene. Scelto tutte cose con il cioccolato. La fai? Molto bene. No. La gomitata in faccia d'Orazio. Che potenza! Vado anche in palestra. Mamma cos'è? Mia. Non sembra male. Che buono, sembra una briuscina. Scusate. Ah, ecco. Ah, è un fagottone, fai vedere il fagottone. Fagottone. È proprio un fagottone gigante. Sì. Ma wow! Ok, fantastico. Adesso lo assaggiamo. Lo taglio a fettine. Taglio. Stasera ci vedrà tutti il diabete. Ma fa niente. Oh, non mi è pieno di cioccolato. Quindi taglio in quattro? Taglio in quattro, taglio io lo assaggio. Ok. Morirai. Mi faremo sapere. Ok ragazzi, dobbiamo anche dare i voti, quindi okay. Allora okay. Dai, prendete senza mangiare. La magnette stavolta. Ok, no, senza la magnette, prendete tutti. Ok. Facciamo vedere. Bravo. Non metto a fuoco lo stesso. Perfetto. Perfetto. Vabbè. Molto bene. Poi mica penso che ce n'è meno. Vabbè, ma guarda. Va bene. Okay. Questo è meglio. Ok. Possiamo andare a assaggiare. Via. Cin cin. Via, cin cin. Una brioche. Una bauli. Come se fosse una brioche. Normale. Sì. Un po' asciutta. Buona. Un po' asciuttina effettivamente. Ma buona. Una fagottina. Una fagottina.
Non so niente i fracottini. Vero? Anche la palla. Sacottino. Diamo i voti. Inizia a Marina che l'ha scelto lei. Io gli do un 8, è buono. Niente meno. No. Cominciamo. Ti prego. Cominciamo. Allora, 8. Io 8. No. Tu? 7. Tanto per fare proprio. Ora sta ancora mangiando. Io 7. Esigente. Allora, dovete sapere che Orazio, in confronto a me, lui ama di più il salato, mentre io amo il dolce. Ve l'ho sempre detto che io e i dolci possiamo andare veramente a braccetto. Tu no? No. Che bugiarda, lei è uguale a me. In realtà. Quindi se ci metti qua una cofana di cioccolato, siamo capaci a mangiarvelo tutto. Comunque, no. Vabbè, quindi tu un 6. 8, 7, 7, 6. Va bene. Ok. Bene. Stefano, scegli tu. Vai. Ci togliamo subito questo lion al cocco perché non mi ispira. Fai vedere? Nel cocco non è che... Okay. Lion al cocco. Allora, a me il cocco non entusiasma. Non lo so, a me il lion piace un sacco. Il lion sì. Il lion pieno, classico. Allora, wafer con ripieno al caramello, cocco essiccato e cereali croccanti. Quindi vuol dire che non è proprio tutto ricoperto cocco. Ricoperto di fantasia al cacao bianco. Quindi non è proprio cocco. Ma magari vabbè. Non nauda. No. Speriamo. Ok. Ci penso sempre io ad aprire. Bravo, bravo. La mia potenza. Bravo. Puoi far vedere la barretta? Ah, sì. Vai. Eccolo. Oh, ok. Molto bene. Fatto. Ok. Il profumo sta proprio di cioccolato e cocco. Non male. Dai, no, potrebbe non piace, già che dici... Ma lei il cocco... Taglia prima metà, poi metà dalla metà. Sì, ok. Ma cosa faccio? Taglio con un altro coltello? Sì. Taglio metà. Ok, e poi faccio metà. Mi, buono. Oh... Okay. Dai. Il bordo. Ok. Volevate un bordo? È uguale. Questi due. Coltelli che volano. Ad ci diamo tutti stasera. Uno, due, tre, via. Ah, un calcio. Ma tu in bocca avete me. Occhiato. Buono. Il gusto del cocco mi sa di sintetico. No, a me piace. Così. Sì, però a me piace. Buono, però. Te no. Zero. Ma no. Come zero? Piccolo. Zero. Zero. Non metto niente. Niente. Per me 4. Io 6. Io do un 7,5. Io 6 solo. Ragazzi, a me proprio mi piace un sacco, quindi sono di parte. Io bevo. Quindi gli do 4 proprio per ma dolcissimo. Allora, cosa scegliamo? Vai tu, poi scelgo io per ultima. Non si staccherà mai più dei denti sta fare. Beh, cocco. Caramello, che cosa c'è? Caramello che si è fatto. Ragazzi, 3 cose ci sono. Questo. Ok. Fai vedere. Prego. Gentilmente. Ok. Oh. Allora, Twix al caramello salato? Com'è? C'è scritto caramel e poi... No, caramel. Non è che lo giri. Caramel centers. Allora è solo caramello, quindi all'interno troviamo il ripieno di caramello, quindi okay. Vediamo tu un po'. Apri te, tu, ti tocca. Apri. Tra l'altro. Anche questo ovviamente lo assaggiamo un pezzettino. Il colore mi è piaciuto, Madonna, te lo lascio tutto. Proprio... Questo è un biscotto, questo lo possiamo mangiare. Questo mi ispira. Mangiamolo un biscottino questo, perché... Prego. L'Ale c'ha fame, si vede. Potrebbe mangiare un intero. Si vede, mica È piccolo. No, metà per lui, metà. Ma dai, okay, ragazzi. Ma che stai zitto, meno male che io ho mia sorella che... Fate così, Bobis. Noi facciamo... Aspettate che ve li taglio. Tanto facciamo vedere... L'interno, tieni. Tanto facciamo vedere com'erano interi. Bravo. Eccoli lì. Ok. Bellissimi. Un profumo buonissimo. Sì, questi sono buoni. Quindi molto, direi molto che adesso possiamo andare ad assaggiare. Dai. Oh. No, vai. Che è successo? Non si ricordo. Bene. Ho rotto un dente. Tu? Buono. Avevo più aspettativa. Ma anche io.
avevo un'aspettativa più alta, infatti non è che io sono di tanto il gusto. Infatti io sono più per il Lionel Cop. Pensavo fossero quelli da come cookie. Allora, giusto. Facciamo un sunto di questa biscotto che abbiamo mangiato. Allora, buono, ma io do un 6. Sì. 6. Tanto dolce, perché rimane poi in bocca il dolciastro, effettivamente. Ma non ho questo, a questo gli do un 7, capisci? Appunto. Non risalta nessun tipo di sapore. Senti un po' di zucchero, ma non... Sì, non... A me è piaciuto un po'. A te quanto gli dai? Gli dai un 6 al 7. Tra 6 e 7. Esagerato. Va bene. Allora, tocca a me. Tocca a te, cosa scegli? Io scelgo questo. L'ho preso apposta, ok. Questo due a testa, ho già capito. Questo qua è tutto a testa. Allora, questo qui è della Ferrero e si chiama Anuta Riegel. Ora, sì, è della Ferrero, infatti vedi che è simile alla Nutella. Esatto, sì. Sembra proprio il coso della Nutella, sono delle barrette, suppongo. Milk e nocciole, quindi latte e nocciola. Vedremo. E queste ne apriamo due, facciamo metà per uno. Quella ti piace, Buonissima, sembra Nutella. Sembra il gusto, l'odore della Nutella. Cosa potrebbe sembrare? Ecco qua. Bellissima. Ok. Si sta già sciogliendo il mare. Sì, esatto. Andate, prendetevene una. Grazie. A mamma. Poi magari ho tante aspettative, poi magari è orribile. Mamma mia! Buono. Porca vacca. Si sente la nocciola. La cioccolata adesso? Ma sì. Ragazzi. Questo merita. Niente, top. Questo in assoluto proprio. Top. Questo è buono. Si sente il wafer. Questo è buono proprio, ma la Ferrero. La granella di nocciola. Io do un voto 10. Come sei? Ragazzi, 10. Va bene. Top 10. 10. Un applauso. Bello, buonissimo. Ok, allora torniamo il giro, a fare il giro di nuovo, tocca a te. Cosa io scegli? Io vorrei una crema. Ok, allora, ho acquistato due creme spalmabili, una all'Oreo e l'altra al Galak, e lei ha scelto Oreo. Bene, allora, io ho i cucchiaini monouso, come potete vedere, abbiamo i cucchiaini monouso, sì, questo è mio che era già mezzo aperto, e questo è tuo. Allora, bisogna girarla. Com'è? Vuoi un cucchiaino? Forte. No. Allora, la giriamo un po' perché sopra ovviamente, ragazzi, ci sono i biscotti dentro. Ci sono i biscotti dentro. Girarla ci sono. Ma io sento budino, dei croccantini. Io sento del croccante. Piano. Allora, giriamola perché sopra si era formato ovviamente l'olio. Come tutte le creme spalmabili, ovviamente va girato. Ok. Molto bene. Benissimo, direi. Beh, quello che uso. Questo lo posso usare io, che è già pronto. Andate. Fai vedere la consistenza. Ho sporcato, non è vero. Proprio una puntina. Voi intingete i vostri cucchiaini. Scusate. Non ti prego. Prego. Prima le grazie. È tuo. Io intingo. Una bella spatolata. Cadeva tutto. Ok, io intingo un attimo. Io sono volevo prendere un biscottino. Perché? Perché sono un po' più stronzetta. Pronti ai posti, via. Vabbè, è buona. È buona. C'è niente da dire. Buona. Buona, non come vorrei io. Messa sul gelato. Secondo me questa secondo me non messa sulle fette biscottate. No, secondo me nello yogurt magari ne metti un goccino così, giusto per da provare col biscotto. Sì,
buona, una buona crema in realtà. Brava, brava Marika. Bella scelta. Brava Marika, adesso ce l'hai preso bene, brava. Veramente ho scelto io là, perché sono andata io comunque. Ok. Quindi io do un 6. Sì. Così basso. Così poco. Sì. Mamma mia. Buono, ma per me no. No. Ma sì che era buono, dai. Un 7 ci sta. Io un 6,5. Io lo confermo sì, al 7. Anche secondo me. Siete esigenti voi. No, secondo me. Perché conoscendo com'è l'Oreo. Esatto, conoscendo com'è l'Oreo. È un gusto. Mi lascia un. Zuccheroso, artificiale. So. Sembra un gusto molto artificiale. La sottocamisciale. Mm-hmm. Ma stasera ci sarà un reflusso che ci dobbiamo prendere il Gavis con tutti. Bene. Visto che siamo in tema creme, vuoi assaggiare il Gala? Questa. Sì, così ce lo togliamo perché secondo me è tanto dolce anche questa. Ok, prendo un cucchiaino. Fantastico. Super cream Gala. È burro di cacao. È burro col freddo. Sì, questa qui è dura, ragazzi. Questa è da mangiare. No, è tutta così. Sì. È dura, è dura. Ma scusa, vorrei i cucchiaini, ce li abbiamo sporchi di marrone. No, ci sono gli altri. C'è il doppio. Io di marrone. Dai. Io olio. Su, quante chiacchiere. Prenditi questo che è già aperto. Tanto io c'ho sempre questo. Sì, ragazzi, questa è più rigida perché ovviamente è burro di cacao. Niente, neanche se la giro, niente, così. Vabbè, facciamo un po' così, giusto per ammorbidirla un pochino. Pronti, pasti, via! Ma non sa di Gala. Non sa di Gala. Peccato. Proprio peccato. Non ci siamo. No, io c'ho sempre questo. Sa anche di cocco, del Lion. Ce l'avrei nei Aspetta che... No, no, olio di cocco c'è dentro. Ah, c'è? Okay. Vedi che si sente un po'. Questo qua troppo dolce, sa di cocco, per me. Tanto dolce, peccato. Mamma mia. L'altra, l'Oreo, non ne parliamo proprio, buonina, se messa o nello yogurt o sopra il gelato, giusto un filo però, non troppa perché sennò... Vai con i voti, l'hai scelto tu. E io ho dato 4. Ah, io ho dato 3, l'avevamo già dato i voti. Sì. E lui no. Le do 4 con riserva. Domani mattina ci colleghiamo in diretta. Con riserva, no, andiamo. Per me no, è 3 e basta. No, mamma mia che brutta, non mi piace. Vai Razzo, tocca a te. Lascia la bocca unta. Sì, non... Allora tocca a me. Vai Razzo. Questo. Secondo me ce ne viene le cose più buone. Secondo me ce ne viene le cose più buone anche perché secondo me questo qua lo dobbiamo provare per ultimo. Ah sì. Perché queste ho trovato le caramelle, quelle, le gelatine, quelle famosissime su TikTok. Ecco. Le Happy Fruit che praticamente bisogna scoppiare, quindi faremo danni ovunque. Faremo danni ovunque, quindi vabbè, ora si è scelto questo, va bene. Vai, fai vedere Ferrero. Sono proprio monoporzioni, carine. Un mini assaggio, Un mini assaggio. Wow! Questo è potente. Questo è potente, ma ragazzi, ha un odore. Questa è Nutella. Cioè, questa è Nutella schietta, Eccola. Buonissimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, via. Ecco, così dovrebbero essere i wafer, così alti e ripieni. Buono. Okay. Io 8,5. 8. Pensavo di più. 8,5. Tu? No, io no. 7. Non di più. Io no. 8,5. Mi è piaciuto. Scelgo la briochina, che è come quella di prima, che è la cream pita caruso. Questa volta qui è cherry cheesecake cream, quindi questa è bianca, con all'interno la crema di ciliegia. Eccola qua. Eccola lì. Ok, apriamo questa. Questa secondo me è dolcina, Ok, allora apriamo la briochina. Vedi, questa sa tanto dolce, mamma mia, questa secondo me è una, abbiamo fatto una cappellata. Si sente che c'è la ciliegia. Glicemia. Sì, questa qua è tanto, tanto dolce. Ecco. Eccola lì. Questa è la cremosità di questa buonissima brioche. Ecco. Andiamo. Poi magari invece è buonissimo. Non è cattiva. Non è cattiva.
Per me no, quelle. Proprio più no. Buona quella al cioccolato. Questo gli do un 3. Sì, no, brutta. 3. Sacchi? 2. No, brutta, mamma mia. Mamma mia, si sente... Dai, andiamo avanti. Vai. Eva. Io? Eh sì, c'è cioè Kit Kat. Allora è rimasto, direi, questo Kit Kat. Kit Kat, mini Kit Kat con all'interno un multiplo. Po' di gustini, sì. Sì. Tanti gusti. Più su. No, c'è. Okay. Allora, c'è il caramello salato, il classico, il bianco, peanut butter e... Alle nocciole. Allora, io assaggerei peanut butter e caramello salato. E scaramello salato. Scaramello. Peanut butter. Che potenza. Quindi se ce ne fossero due di caramello salato e due di peanut butter, che così li tagliamo a metà e ognuno c'ha la sua parte. Vabbè. Allora, perché tanto il bianco... Scusa. Caramello salato. Caramello salato. Ok. Peanut. Anche lì peanut. Peanut. Ok. Perché gli altri alla fine, il classico lo conosciamo, il bianco non sarà niente di che. E anche il alla nocciola. Sono i piccolini, sono proprio i mini mini. Cosa iniziamo? Peanut butter o caramello salato? Pino. Andiamo col pino. Com'è l'odore? Buh. Ok. Cioccolato. Eccolo qui. Cioccolato. No, però si sente l'arachide. Io lo sento già da fuori. Pronti? Si sente. Dai, pronti e posti via. Buonissimo. Sento dopo, ma no. Leggi questo. Unbelievable. Buonissimo. Buono. Ci sta. Stupendo. È anche salatissimo. È cremoso all'interno. Da salato cremoso col cioccolato, buonissimo. Complimenti. Questo qua è caramello salato. Ne vediamo anche questo. Quanti? Questo anche si sente l'odore del caramello, sì, fuori, la vacca, sì. Sì. Ok, via. E uno. Molto buono. Sì. Cavolo. Buonissimo. Sì. Buono. Proprio buono. Complimenti alla Kit Kat. Nessuno. Buonissimi. Oltretutto il Kit Kat non lo compro quasi mai. Invece... No, il classico è buono. Allora io, ragazzi, do 10 a tutti e due. Anch'io. Ex seguo. Ma tu? 10. Ottimi. Allora, ragazzi, ma perché mi guardi? Sei bellissima. Sei bellissima. Ciao, come ti chiami? Lei è? Ho sottoposto tanto. No. Oppure? Alessandro McCampagnello. Ok, sono io. Dove la trovi? Su tutti i canali social. Bravo, sei. Seguiti. Bravo. Ma non mi toccare, che fastidio. Ho studiato. Allora, ragazzi, allora io sono super curiosa perché adesso è arrivato il pezzo forte che ci sarà da divertirsi. Marika è spaventata perché. Ci sarà da ridere. Mi hanno parlato di ananas e già. Mia sorella, allora, qui dentro ci sono vari gusti di... Non sono caramelle, sono secondo me delle gelatine. Beh, questo sarà l'ananas, quindi... Sì, esatto. Sì, ma allora, il gioco consiste in... c'è un dado all'interno che quindi bisogna tirare e vedere che gusto la persona si ritrova a mangiare. E in realtà questi qua bisognerebbe spremerli con i denti, però ho paura che faremo danni. Quindi siccome c'è il pallino da poter aprire, quasi quasi potremo assaggiarli normalmente senza spatacchiare da tutte le parti. Secondo me è una cosa saggia. Giusto, quindi, esatto, siccome mia sorella sta andando dal dentista, non è proprio il caso di spaccarsi i denti, esatto, no, nel momento. Sono gelatine, hai detto, quindi. Sì, sono gelatine, però la fare di fuori è plastica. Ah. Quindi quando tu devi spaccarlo questo, allora, capito? Perché il gioco è quello. Abbiamo una certa età. Sì, quindi le famose gelatine Happy Fruit che trovate da, costano un botto e mezzo queste gelatine, le trovate da Odie Store oppure le trovate anche su Amazon. Qui infatti vedete ci sono le gelatine, vedi come sono, è morbida comunque la plastica, non è dura, eh? Sì. Quindi tu praticamente che cosa fanno quando fanno queste challenge su TikTok? Prendono la caramella, la avvicinano, la spaccano con i denti e in base a dove
esce il la terra, esatto, sì, perché poi a volte alcuni usciva anche per terra e quindi la sparavano per terra. Quindi, siccome questa c'ha il pirullo, direi che lo possiamo aprire dal pirullo e scegliamo giusto il gusto con, facciamo vedere proprio che facciamo un mini gioco, perché qui c'è il dado. Abbiamo il dado che ovviamente ci dirà che frutto scegliere. Se invece capita questo, che c'è scritto di Happy Fruit Jolly, vuol dire che ti puoi scegliere quella che vuoi. Quindi dai, chi inizia? Marika. Sceglie Marika, ok. Vai di ananas. No! Dai. Non ci credo! Non è giusto. Lei può scegliere quella che vuoi. Tipo mela, credo. Mela. Sì, non lo so. Mela, credo che sia mela, uva, ananas, fragola e arancia. Mettile. E allora? Vuoi metterle? Ecco, bravo. Tirare fuori così. Questo? Fragola. Io voglio la fragola. Ok. Non è giusto. Allora, in realtà forse magari da sotto. È succo di pomodoro. Da sotto dovresti aprirla. Sono le istruzioni, no? Così. No, da sotto. No, c'è il pirullo sotto. No, aspetta. No, sei stato fortunatissimo, hai conquistato il Jolly. Potrai gustarti subito tutti i 5 gusti. No, devi mangiare tutti. Anche l'ananas. Anche no. Oppure scegliere il tuo gusto preferito. Ok, prendo questo, prendo le forbicine. Ok, no, secondo me devi far così, lo devi girare. Dai, Marika, assaggia la fragola. Via. Ma fatti vedere mentre l'assaggi. È una cosa bruttissima. Sì, infatti. Com'è? Beh, una gelatina, che cos'è? È strana. È liquido. È liquido. È liquido? Sì. Beh, è brutto. È brutto. Non schiacciare troppo che è zucchero. Che però sa di... Di fragola. Sì, volevo farlo assaggiare, ma ci ho giucciato. Ma no. No, ognuno ci sceglie un gusto. Ci sceglie. Devi prendere... E spruzzarlo un po' a tutti. No, vabbè. Ah sì, con la bocca aperta. Non sa di fragola, secondo me. No. Che gelatinosa. È gelatinosa, gelatinosa. Bocca non sa di gelatina. Madonna, oh. Ma sa di plastica. Ah, che schifo. Me l'ho detto che non sapeva di fragola. Ah. Ma cos'è? Che brutta. Dai, ormai dobbiamo fare il gioco. Tocca a te. Però adesso facciamo così, che lo schizziamo sul sì, sì. Sì, dai, così lo assaggiamo tutti, vai. La cucaraccia, Ananas! Se lo assaggi! È andata bene, però adesso lo assaggio. America non piace l'ananas, zero, proprio X, mia sorella, con l'ananas. No, c'è un odore, che non è... Mamma mia, ma sono sicuri che è commestibile sta roba? Ma davvero, non lo è? Ma sa di sapore, ma sei sicura? Cavolo. Cioè, di ananas neanche l'ombra, no. Vai, dai. Dica, non so proprio di ananas, No, schifo. E tanto guarda, ananas proprio... Ma che odore. Brutta, ma sa uguale a quello comunque, sa di plastica. Sì, sa di plasticone, cioè, vabbè. Mamma mia. Va bene. Toccami. Ma vuoi romperlo con i denti tu? No. Farlo, cioè, se vuoi. Via. Mela. Verde. Vai. Mela verde. Io. Apro. Mamma io. Mia. Dovevamo fare all'inizio questo, così almeno poi. Mamma mia, che brutti. La bocca con l'altra roba. Vado? Sa proprio di sapone, raga. Mamma mia, che brutti. Ma bisogna mica. Cosa sì, sono pieni. Ma cos'è shakeri? Shakeri. Dai, vai, mela. Dai. Basta. Quanto me ne dai? Basta. Ah, metti. Guarda sul cucchiaino. Sì, questo veramente. È lo slime questo. Sì. Caspita! Guarda quanto ce l'ha lui! Anche lei, ma voi volete morire? Vediamo! Ma che schifo, ragazzi! Sanno uguale di tutte e due!
Mamma. Ma questo sta fuori veramente. Ma sei sicura che non sono da usare nel bagno? Tutto che la fortuna ti ha riservato. Ma non sono da mettere nella vasca da bagno per fare le bolle, quelle cose lì. Da lavarsi le mani. Ma anche i bambini, ci credo. Non credo, ma no, sotto i 36 mesi. Sotto i 36 anni. Rischio di soffocamento. Raga. Madonna. Ma... Io vorrei uscire. Applauso. Io vorrei uscisse l'uva, raga. L'uva, dai, l'uva. Uva. Posso scegliere quello che voglio, l'uva. Ovviamente l'uva. Che ce l'ho lì. Immagini l'arancio farà ancora peggio. Ma tanto c'ha lo stesso sapore, tu. Sì, dai. Dai, prova. E se poi ci sporchiamo da tutte le parti? No, ti sporchi. No, è pulita la maglia, no. Facciamo le persone serie adesso, dai. Allora, sì, con sta roba che sta avendo nausea. Mamma mia, che brutto. Ma no, che pazza. Che colore. No, no, ma metto io. No. Ci buttiamo giù. Ma dai, che schifo. Ma la tovaglia era pulita. Dai. Pronti, per l'ultima volta. No, ce ne sarebbe ancora uno. No, basta, io non... Vado a... Mi rifiuto. Ma raga, ma c'hanno tutti gli stessi gusti. Mamma mia, che schifo. Sei fatto il non gioco. Non so neanche se bere, perché se bevo e poi mi viene... cosa devo fare? Fermate il gioco. Ragazzi, questo per me è zero. Divertente la cosa del scegli il gusto, ma... Mamma mia, ma fanno veramente cagare, ve lo dico, proprio brutti proprio, mamma mia. Schifezza. Brutti. Zero gli do, ovviamente, zero. Sotto zero. Sì, zero. Bene, ragazzi, direi che questo è stato un flop finale, floppissimo, direi. Fortunatamente il resto era buono, ma questo ci ha veramente distrutti. Psicologicamente. Happy Halloween. Esatto. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mandiamo tanti super mega bacioni. Ciao ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao. Buon Halloween, ciao. Buon anno. Ho detto buon Halloween. Buon Halloween. Buon Halloween. Più che Halloween. Buon Gaviscon, buon Gaviscon. Era buon Gaviscon.